39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale Riccardo Cristiano. Siamo in compagnia di Davide Scalenghe, giornalista e soprattutto dovremmo anche ricordarlo per le varie inchieste eseguite per Vanguard Italia, ma in questo caso Current, e Vanguard Brasile per quanto riguarda il documentario che abbiamo appena visto al 39esimo congresso. Ci vuoi dare qualche spiegazione per quanto riguarda appunto la chiusura di Current? Current, ahimè, ha chiuso i battenti il 31 luglio del 2011 di quest'anno, e le ragioni in realtà non si sapranno mai veramente. Ci sono stati vari punti di vista, si è detto di un litigio tra Al Gore e Rupert Murdoch per via di un giornalista molto conosciuto negli Stati Uniti che si chiama Keith Olbermann. Si è anche detto invece che si trattava di disguidi economici principalmente. Quello che posso dire, ovviamente, avendo io lavorato per Current sia in Inghilterra e poi essendo tornato in Italia dopo molti anni per seguire Current in Italia, è che è stato un grandissimo peccato. Il Current era seguito in Italia probabilmente molto di più di quanto lo fosse negli Stati Uniti e in Inghilterra, proprio forse per via del tessuto sociale italiano, che è così singolare, come ben sappiamo. E quindi per noi era non solo un lavoro, era non solo quello che ci portava da mangiare alla fine del mese, ma era veramente una missione in cui credevamo particolarmente e che ci ha dato l'opportunità, e meno male che appunto questi video come quello che abbiamo visto oggi girato nelle carceri brasiliane sono ancora almeno disponibili online, perché vengono a formare insieme a tutti quegli altri fatti dal Vanguard ma anche da altri dipartimenti una library di contenuti che spero potranno essere utili comunque in futuro a molte persone. Davide, dalle inchieste che tu hai girato per Current ci siamo accorti un po' tutti che i temi sono sovrapponibili a quelli radicali, perché hai parlato di prostituzione, hai parlato di violenza, hai parlato addirittura dei danni della chirurgia, hai parlato di tutto, si può dire. Sono inchieste fatte in prima persona dove tu ci hai messo la faccia. Noti questo parallelismo anche tu con le battaglie radicali? Per me è sempre importante ovviamente non schierarsi politicamente, certo. Perché nel lavoro del reporter come del giornalista, quelli che possono, io potrei avere una simpatia diciamo nei confronti del Partito Radicale rispetto ad altri partiti, ma non voglio che esca particolarmente, come non voglio che la mia opinione personale o diciamo fatti della mia vita privata escano particolarmente in questi reportage, nonostante appunto ci metta la faccia e scriva i testi per raccontare quello che è lo sviluppo narrativo di ognuno di questi reportage. Quello che sicuramente era importante per me era, di nuovo, non in modo fasullo ma in modo veritiero, dare voce a, come tu dici appunto, dai transessuali, prostituzione minorile, ma anche appunto gli abitanti delle carceri, criminali, favelas, rom, sinti, ma anche black bloc come estrema destra, estrema sinistra, insomma l'anoressia maschile. La lista è lunghissima di quei temi che non vengono solitamente trattati facilmente. Per esempio alcune reti in chiaro hanno il divieto di parlare di morte, quindi abbiamo fatto una puntata invece sull'eutanasia, sì. Che per noi, di nuovo, un tema sicuramente simpatico anche al Partito Radicale. Erano tutti quei temi che per me erano importanti. Io non voglio tornare a casa, accendere la televisione e vedere quello che già necessariamente è la mia vita, altrimenti vivo la mia vita a sentire parlare sempre dei soliti temi. Non, dal mio punto di vista un pochettino viene meno quello che è lo scopo del mestiere che facciamo. È un po' come la problematica che c'è stata sul preservativo il primo dicembre, che almeno si vocifirava che in Rai i giornalisti non potessero pronunciare la parola preservativo. Cioè, tu hai cercato di fare un giornalismo che mancava almeno in Italia, nel panorama italiano. Questo video che abbiamo visto adesso, che poi è un'inchiesta, è un documentario vero e proprio sulle carceri in Brasile, può essere appunto paragonato, certo non per la violenza che abbiamo visto lì, ma alle condizioni dei detenuti italiani, anche perché addirittura in un carcere di Napoli ci sono 14 detenuti per una stanza 4 metri per 4. Io sono stato in alcune carceri italiane, sono stato a San Vittore per esempio, ma poi sono stato in carceri rumene. Sicuramente dei paralleli sono estremamente tracciabili, in positivo e in negativo. In Brasile magari hanno una volta alla settimana la possibilità di passare del tempo i detenuti, la visita intima con la propria partner o con il proprio partner. In Italia non è così. Allo stesso tempo, per esempio, nelle carceri che abbiamo visto lì in Brasile, nella puntata appunto Vanguard Brasile, carceri pericolose, non c'erano finestre nelle celle, quindi letteralmente facevo molta fatica a vedere detenuti all'interno di queste celle, che tra l'altro erano ricoperte di amache che andavano dal pavimento al soffitto, così da contenerne appunto sovraffollamento.
Quindi mentre magari appunto le in Italia ci devono essere delle finestre, lì non ci sono le finestre, però lì hanno la visita intima, eccetera. Davide, prima di congedarti, perché immagino che il tuo tempo sia veramente tiranno, vorremmo chiederti dove possiamo trovare i video delle inchieste che comunque sono presenti, cioè hanno rappresentato per te il lavoro su Current e su Vanguard Italia. Guarda, tutte le mie inchieste nella fattispecie si possono trovare su vimeo.com, sì, che è un sito dove posso dove almeno ho potuto pubblicarle in HD, quindi la qualità è alta, perché dalla serie sulla moda in poi abbiamo girato tutto in alta definizione, anche credendo appunto che si fa televisione non solo a livello contenutistico ma anche a livello stilistico, bisogna cercare di rendere il prodotto il più agreeable possibile, oppure molto più semplicemente su youtube.com c'è ancora il canale Current Italia e lì si possono trovare tutte le inchieste che abbiamo mai fatto per Current. Perfetto, noi ringraziamo Davide Scalenghe dal 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale Roma. Grazie Davide. Grazie a voi.